Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Questo in realtà è il nostro primo vero e proprio vlog, a cui abbiamo però deciso di dare un'introduzione, perché forse non siamo ancora pronti a fare video spontanei non programmati. Soprattutto perché A, non abbiamo registrato tutte le volte, B, il video che state per vedere è mosso, scuro, sovraesposto, sottoesposto, con un pessimo audio. Insomma, non siamo dei professionisti del Né del vlog, ma vlog. soprattutto abbiamo decisamente sottostimato la mole di cose che avremmo dovuto fare durante il trasloco. Sì, l'abbiamo veramente preso un po' sotto gamba questo trasloco. Comunque sia, prendetevi due pasticchette di quelle per non avere la nausea durante i viaggi. Dai, non è così tanto mosso. È molto mosso. No, no, ora li stai spaventando, non è davvero così tanto mosso. Ho fatto delle riprese con il cellulare. Comunque, grazie a questo video adesso potrete scoprire e capire perché eravamo così stanchi, così stressati e così morti quando siamo arrivati qua a Maratea dopo aver lasciato Roma. Comunque, straordinariamente, per quanto è poco coerente il video, inizia con il giorno 1. Michele nel pieno furore del decluttering del suo armadio ha quasi buttato la sciarpa di Prada che gli ho regalato. Infatti l'ha buttata dicendo via. Ha fatto ma scusa ma questa non è la sciarpa di Prada? E fa, è la sciarpa di Prada? No! L'unica cosa che valga qualcosa che c'è nel mio armadio. Magliette di Shazam col fulmine che si illumina? Questa va tenuta. Da tempo? Oppure la potremmo vendere al miglior offerente! Questa è la pila di vestiti che non sporcano più gioia, secondo Michele. Non sparca, non sparca. Fammi vedere invece l'armadio. Questi sono tutti i vestiti che mi rimangono. Nella vita, non tipo quelli invernali, tutti i vestiti che Ah, hai fatto veramente un ottimo lavoro. Io non so se sarò così tanto brava. ho. Non lo sarai, spoiler alert. Non lo sei stata. Sono stata bravissima, non è colpa mia se mi piacciono i vestiti. Sono ragionevolmente certo che sia proprio colpa tua. Comunque, prestissimo uscirà il video del decluttering dell'armadio. Io ho ancora della roba qua. Guarda. 1, 2, ho 3 cappotti e poi c'è la tua roba. Sì. Dannata invasora. Quindi, smettila di calzare i tuoi vestiti. Oh, oddio, c'è già tipo super delirio a casa e questa casa è troppo piccola per essere così disordinata. Ti ricordi che dopo quel primo giorno eravamo veramente sicuri di essere davvero a buon E punto? ti ricordi che pensavamo di poter scrivere il nostro romanzo, montare i video di gennaio, continuare a fare i video dei vlog costantemente mentre facevamo il trasloco? Chiaramente i fiori e Michele del passato erano molto ingenui. Ottimisti, Grandi forse ottimisti. ingenui. Qui ho appena finito di girare il video della collezione delle borse e ho iniziato a fare il decluttering delle borse. Ho cominciato a scegliere quali dar via, quali regalare, quali vendere. Anche in questo caso non mi pare tu abbia fatto un gran Non lavoro. capisco di cosa tu stia parlando. Ho fatto un ottimo lavoro. E poi, ascolta, ci sono nel mondo tantissime borse che hanno bisogno di essere adottate. E io mi immolo alla causa. È così. Qui invece abbiamo un Michele un po' triste. Perché cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il decluttering dei libri, che sono veramente tanti, e abbiamo decisamente un problema perché vedete queste scatole? Queste scatole sono le scatole dei DVD e noi, cioè, non pensavamo che fossero così tanti. Pensavamo di fare un paio di scatole con i DVD, abbiamo anche scelto quali dar via. Quindi la Che ne situazione è pensi di questa. dare via Flint? No, Flint non si può dare via. Poverino. Tra l'altro, Flint è molto interessato ai taralli, Michele. Per adesso abbiamo deciso di dar via 3 libri, ma solo perché in realtà li abbiamo doppioni e li abbiamo già a casa a Maratea. Quindi stiamo decisamente fallendo. Qui posso ammettere il fallimento è di entrambi. Ma no, dai, abbiamo dato via in realtà un sacco di libri, più o meno. Giorno 3 del trasloco, Michele si è chiaramente trasformato. Sono diventato da una parte più intellettuale, più elegante, sofisticato, dall'altra praticamente sto impazzendo perché ho troppi fumetti e non so più dove metterli. Però, lì Quindi ho iniziato a fare le scatole. iniziato a fare le scatole e Anche Flint. Flint c'ha qualcosa da portarsi a Maratea. Questo lo porto via! Questo è mio! Questo è tutto Questo lo tuo. mettiamo in una scatola, Lo Flint! metti nella scatola? Lo metterò nella scatola? Lo porti tu? Comunque è pazzesco come
come questa stanza sia diventata immediatamente il delirio. Guarda che carine quelle orecchie aerodinamiche. Comunque, allora, sono riuscita più o meno a capire come posizionare i libri a seconda del formato delle edizioni dentro le scatole. E diciamo che su 4 scaffali liberati ho fatto 5 scatole, perché in realtà ho fatto 4 scaffali e mezzo, là c'erano anche degli altri libri. Quindi più o meno, secondo me, a parte questi che sono un pochino più grandi, tipo queste edizioni qua cartonate sono effettivamente più ingombranti, più o meno dovrebbero uscire fuori una scatola per scaffale. Ti sembra veramente che si è esplosa una bomba qui. Adesso ti faccio una foto e ti faccio vedere che da lì non si capisce il delirio della stanza. Ho abbandonato questa libreria per concentrarmi invece su questa. Ho liberato, non si vede moltissimo, però ho liberato mezzo di questo, un po' di quello, e sono usciti fuori 4 scatoloni. Quindi direi che sto facendo i conti giusti. Purtroppo non era vero. Penso proprio che tutta questa libreria saranno 45 scatoloni, penso, 45 o 47, comunque secondo me sotto le 50. Quindi adesso 63 è meno di 50. A quanto pare sì, è così. Allora, le borse le ho già fatte tutte quante. Questi sono i vestiti che sono ancora rimasti qua nell'armadio. Qua sotto c'è molto casino, ma ci sono più o meno tutte quante le maglie e delle gonne appoggiate. Sotto abbiamo maglioni e sotto ancora cose assolutamente random che andremo a scoprire insieme. Penso che quelle in scatola siano delle parrucche. Ah, naturalmente anche quelle scatole là sopra dovrò controllarle. E poi sciarpe, cappelli, cose random. Questi sono i vestiti che ho portato per vivere durante il trasloco, quali accessori che ho già finito di declatterare. E qua abbiamo pantaloni, cose miste. Tra l'altro mi ero dimenticata di queste cose. Questi siamo io e Elena, questo me l'ha fatto Ilaria, qua c'è un Michele piccolo, questo me l'ha regalato Alice. I prossimi video risalgono a circa 2 settimane prima dell'effettivo trasloco, il momento in cui io ho iniziato a perdere tutte le speranze che ce l'avremmo fatta. E io era già da una settimana che piangevo di nascosto in bagno. Allora, questi, tranne il mio reggiseno, questi sono tutti i vestiti che ho deciso di dar via, che sono ancora nuovi e devo fotografarli. Tutto vuoto, tranne i maglioni. Questi cassetti poi li chiuderò con lo scotch, così saranno più semplici da portar via. Siamo nel pieno delirio, adesso vi faccio vedere. È davvero da tanto che non aggiorno il vlog del trasloco. Questa è la situazione di delirio. Siamo in quel preciso e delicato momento in cui abbiamo tutto fuori, un sacco di scatoloni in giro, un sacco di scatoloni che vanno ancora chiusi. Comunque, mi ho finito tutta quanta la libreria. Tutta quella libreria, tutte queste librerie. E sono usciti fuori davvero tanti 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 scatoloni. Gli scatoloni di manga sono quasi una trentina. Di libri sono più o meno 40, no, 50, no, 63. Di fumetti pure una quarantina. E niente, ci sono scatoloni ovunque. Il mio obiettivo di oggi è riuscire a sistemare il più possibile casa e quindi di non lasciare nulla fuori. Tipo, adesso mi metterò a imballare le action figure, tra cui il mio pezzo del pacinco di Evangelion, e i miei droidi. Devo ancora mettere via tutte quante le candele, è un'operazione molto, molto delicata. E poi mettere via le cose nella camera, perché la camera è chiaramente esplosa. È proprio quel momento terribile. Però guardate che bello, gli armadi sono vuoti, cioè ci sono solo dentro degli scatoloni, dentro gli armadi vuoti. Vuoti anche questo, c'è una volpe e anche questi sono già tutti chiusi. Ah, naturalmente ho chiuso gli scatoloni e ho comprato delle nuove scarpe, dei nuovi vestiti, dei nuovi fumetti e dei nuovi libri. Aggiornamento sulla situazione, sto smontando tutti quanti i top perché dobbiamo smontare anche le librerie. Mica adesso sta stuccando i buchi fatti con il trapano per ancorare le librerie alla parete. Mi stai portando altri top da smontare? Sì. Sono veramente mal fatti. Michele è la mia tuta perché non trova più la sua. Al momento abbiamo una libreria in mezzo all'ingresso. Ciao, siete pronti per venire con me in questo tour del delirio? Allora, qui abbiamo appena finito di dare la prima mano di vernice. Non si vede assolutamente niente, però vi assicuro che abbiamo dipinto. La camera è tornata a essere
un delirio. E qui invece il salone, dato che la maggior parte dei mobili che stanno in questo salone non lo porteremo con noi, il mio compito oggi sarà quello di dividere sulla parte sinistra le cose che vengono con noi a Maratea e a destra invece i mobili che effettivamente non porteremo, tipo il tavolo. Qui ci sono i 7 top che ho smontato stamattina, comunque sono veramente una cifra, sono veramente tantissime. Invece, inaspettatamente, abbiamo pochi scatoloni della cucina. Non l'avrei mai detto. Pensavo che ce ne avremmo avuti molti di più. Questo solo perché poi hai scoperto che io il giorno prima avevo spostato tutti gli scatoloni della cucina in salone. Allora, siamo agli ultimi passaggi del trasloco. Abbiamo rimontato il mobile più brutto della storia. Fioremanni sta imballando tutto l'imballabile. Queste sono le librerie smontate. Questi sono tutti i nostri libri catalogati con precisione. Altri qua. Poi ce ne sono altri qua. Altri qua. Qualcuno sotto quel asciugamano. Che ci fa un asciugamano? Abbiamo imballato la scrivania, che è una bellissima scrivania che non abbiamo mai utilizzato perché qua in casa non c'era abbastanza spazio. Questa libreria rimarrà qua, anche se ci sono dentro dei fumetti. Là ci sono altre librerie smontate. La camera nostra è un delirio. Un disastro, un completo disastro. Mi sono appena reso conto che dovevo levare da quel muro quel gancetto per le tende. Dannazione. Ormai siamo pronti, cioè non lo siamo davvero, però lo siamo tra poco. Lo so nervosamente, basta. Speriamo che entri tutto nel camion. Allora, questo è un pezzetto di Fioremanni che non vuole farsi vedere. Sì, è uno zombie perché sono le 7, abbiamo dormito molto poco perché ieri dovevamo finire ancora delle cose. È il giorno della partenza, quelle sono le ultime cose che sono in casa nostre. C'è il delirio, come potete vedere. Qua ci stanno le librerie, un muro di scatole pronte a essere portate via. Questa è la situazione in salone e questa è la cucina. Oh no, ho fatto vedere Fioremanni. Dicevi, preghi Dio che... che ci sia abbastanza posto nel camion. E comunque ieri ho parcheggiato male la macchina, quella là sotto, in maniera tale da lasciare spazio al camion. Speriamo che nessuna smart si infili in quel posticino. Comunque per fortuna il camion è grande. Purtroppo quando abbiamo levato l'armadio ci siamo accorti che non avevamo riverniciato questa parete prima di montare l'armadio. Quindi Fiore facendo tutto con il suo cappello da pittore francese, tra l'altro. È finita, Fioremanni è distrutta, ma la casa è svuotata. Ciao stupido brutto mobile, addio. Bagno svuotato, cucina svuotata, abbiamo sbrinato il frigo, come ti insegnano i genitori quando vai via dalla casa delle vacanze, bisogna sempre sbrinare il frigo. Allora, devo essere sincero, un po' mi mancherà questo cortiletto interno. Qui ci siamo dati il nostro primo bacio. Qui. Dov'è che ci siamo dati il nostro primo bacio? Qui, faccio delle spalle perché sono terribili. Ti ha inquadrato il sedere, sappilo. Ok. Questa cucina era un sacco carina, davvero carinissima. Infatti un po' mi mancherà questa. Questo è il cortiletto esterno. Questa presa in particolare non mi mancherà, decisamente no. Adesso prendiamo gli zaini e ce ne andiamo via. Ah, amore, guarda, non hai messo bene la Coca-Cola per la pubblicità. Gira, gira. Ok, ok. E adesso ce ne andiamo. Enjoy. A quel punto abbiamo caricato la macchina, siamo andati a casa del papà di Michele a recuperare Flint, che avevamo lasciato là per le ultime due settimane per evitare che si stressasse troppo con gli scatoloni, gli spostamenti, i cambiamenti, e poi siamo partiti per tornare a Maratea. E dopo 5 comode ore di macchina in autostrada siamo arrivati qua a Maratea e abbiamo dovuto smontare un camion pieno della roba di due collezionisti ossessivo compulsivi. Che siamo noi, vero? Proprio noi. Abbiamo iniziato il trasloco, cioè di nuovo. C'è stato un unico incidente con un'unica scatola di libri, che ovviamente era la scatola con tutti i miei libri, edizioni particolari di Harry Potter. Però in realtà si è bagnato solo un pochino qui, adesso lo asciugo, lo metto all'aria e dovrebbe tornare come nuovo. Ecco parte delle nostre cose dentro il camion. Ed ecco un sexy... Michele molto stanco. Sto dicendo, ecco un sexy traslocatore stanco. Mentre loro stanno portando tutto, io sono l'addetta allo smistamento delle cose, quindi mi portano le cose dentro casa, io le spasso per le varie stanze. Volevo fare un timelapse.
Questo trasloco è stato davvero, davvero, davvero un lavoro massacrante, anche perché in realtà io pensavo che avessimo poche cose perché casa era piccola e non era così, eravamo semplicemente noi molto bravi a incastrare tantissime cose in un appartamento veramente molto piccolo. Michele e Fiore del passato sono chiaramente due illusi. E quindi in realtà siamo riusciti a dar via un sacco di cose, abbiamo vendute, abbiamo regalate e siamo partiti alla fine relativamente un pochino più leggeri, relativamente, comunque abbiamo comunque riempito un camion, vabbè non proprio tutto quanto. Comunque abbiamo dato via tante cose, ne abbiamo regalate agli amici, abbiamo scoperto di avere cose che non sapevamo di avere. Naturalmente aspettatevi nei prossimi mesi anche dei video di extreme makeover di alcune delle stanze qui a Maratea. So che comunque negli scorsi mesi da Instagram avete visto comunque un po' di cambiamenti, però vi assicuro che vedere il salone come era prima e come è diventato, secondo me dà grandissima soddisfazione. Stessa cosa. Esatto, stessa cosa anche la camera da letto, quindi stiamo preparando due video proprio ad hoc. E direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lo sto cominciando a dire sempre più veloce, tipo le pubblicità dei medicinali. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!